Richard Hofstadler. Hai detto chiama Helen Boxleitner? No, ho detto chiama Leonard Hofstadler. Hai detto chiama Temple Bethseder? No, dallo a me provo io. Chiama McClono McClunilu. Sto chiamando Rajesh Kotrappati. Oh, sono impressionato. È un pochino razzista. È proprio delizioso, vero? Non ce la fai a parlarmi se non sei ubriaco, eh? Ah, tesoro, sei talmente disturbato. Guarda un po', alla scuola di farmacologia cercano dei volontari per un test. Stiamo sperimentando una nuova cura per l'ansia sociale, gli attacchi di panico, l'agorafobia e i disturbi ossessivo-compulsivi. Oh, ma certo, lei è Missy, Missy lui è Leonard, lui Rajesh e hai già conosciuto Howard. Piacere di conoscervi. Piacere nostro, che buon odore. Ottimo. Ok, vediamo se mi ricordo. Leonard, Howard e... scusa, qual era il tuo nome? Ma se Zack fa Superman, io voglio fare Lanterna Verde. Lanterna sono io. E tu fai Aquaman. Ma Aquaman non mi piace, è uno sfigato! Sono Batman! Ho seri dubbi in proposito. Il vero crociato incappucciato avverte sempre i suoi compagni quando arriva in ritardo. Siamo venuti a piedi, Raji non è riuscito a salire sul motorino. Te l'ho già detto una volta e lo ripeto. Aquaman è uno sfigato. Vedi, pupa, così mi metti in imbarazzo con i miei amici. D'accordo, allora ho cambiato idea. Non vengo. Sembra che serva qualcun altro per fare Wonder Woman. L'ora di domandare a Stan Lee come mai insiste a chiamare i suoi personaggi con nome e cognome che iniziano sempre per la stessa lettera. No, ma dai, e poi non è sempre vero. Bruce Banner, Reed Richards, Sue Storm, Stephen Strange, Otto Octavius, Silver Surfer, Peter Parker. Ah, e il più tremendo, Jay, Jonah, Jameson, Junior. Il Super Skrull, Warren Worthington III, Betty Brant, Happy Hogan, Kurt Connors. Ma la fai finita o no? Chiudo in bellezza? Fin, Feng, Fu. Che dedica, Al mio carissimo amico Leonard, da Stan Lee Excelsior. Che forza! La mia dice al mio carissimo amico Howard, da Stan Lee Excelsior. E la mia dice a Raji, da Stan Lee. L'hai mandato in bestia con quella faccenda dei nomi. Non è vero, non gli ho neanche parlato di Dan Dan Dugan o di Robbie Robertson, di Matt Murdock, di Pepper Potts, di Master Mold e della peggior catastrofe, Millie la modella. Chi è? Leonard. Non puoi entrare. Dai, le voglio solo parlare. Io lo proibisco. Apri la porta, Raji. Non mi hai sentito? L'ho proibitato. Proibitato? Proibatoto. Levati. Lo so, l'ultima volta ci sono andato un po' pesante. Possiamo parlare in privato? No! Certo! Io... no, è assolutamente inappropriato per una donna ricevere in privato un uomo. Se proprio volete parlare, lo farete su quel divano.
Ok, potete andare in camera da letto, ma lasciate la porta aperta! Questa volta la potete chiudere, ma non dimenticate che rimango qui fuori a monitorare la situazione! È davvero romantico. No, sono contento che ti piaccia. È stato Raji a sceglierlo. Allora, quando lo vedi, digli che lo ringrazio. Diglielo tu stessa. Yuhu, sono qui! Scusate se ho cominciato senza di voi. Sono un po' agitato e tanto che non vado a una cenetta intima. E io che mi sono anche decolorato i baffi. Devi andare dal mio, così ti aggiusta anche quelle basette. Sai, Amy, pensavo che io e te non abbiamo mai fatto una vera conversazione. Approfittiamo di questa serata per conoscerci meglio. Comincia tu. Torna a casa. Scusa, ma non capisco. Sheldon, come hai potuto farlo? È il nostro secondo anniversario. Oggi è il vostro anniversario? Oddio mio, non ne avevo proprio idea. Amy, ti prego, permettimi di rimediare. Grazie. Ma figurati. Cameriere, una bottiglia di champagne con 3 calici. Accidenti, non è romantico. Scusate, ragazzi. Vorrei un minuto di attenzione. Siamo tutti qui perché non siamo fidanzati. Ma questo non ci rende dei mutanti. Gli unici mutanti qui sono nei fumetti. Dobbiamo smetterla di definire la nostra autostima in base al fatto che abbiamo o no una relazione. Sapete cosa vedo qui? Vedo gente meravigliosa. E allora concediamoci un attimo di respiro. Noi siamo una comunità e finché ci saremo l'uno per l'altro, noi non saremo mai soli. Forte, quello che hai detto. Lo credi davvero? Sì, giuro. Grazie. Ti andrebbe di andare a prenderci un caffè? Ok. Ci si vede, sfigati! Era meravigliosa, non solo perché è un'ottima scuola, ma perché è praticamente identica a Hogwarts. E ora sono un astrofisico alla Caltech, quindi si potrebbe dire che Rajesh è il mio nome e le stelle la mia passione. Anche fare rime è la mia passione. Scusa, devo andare in bagno. Anch'io ci vado in bagno. Mi sono fatto visitare, non ho nulla. Ciao, Amy, che piacere! Mi dispiace! Fa ridere di più con l'accento! È la
birra in frigo. Comunque... Ok, devo farvi una richiesta. E ora riesci a parlare? Vorrei sezionarti il cervello e vedere che succede lì dentro. L'unico che può entrare in questa testa è il dottor Phil. Comunque, ho parlato alla mia amica del fatto di incontrarvi tutti e ha ritenuto che sarebbe più facile per lei iniziare con uno. Oh, cielo, non so se posso, la mia agenda è piuttosto piena. In realtà pensavo a Leonard. No, oh, grazie Raji, per me è un onore. Accidenti, credevo di essere io il tuo miglior amico. Lo sei, ma tu hai una personalità un po' troppo prorompente con i tuoi vestiti sgargianti e la tua spavalderia alla Woody Allen. Forse si sentirebbe più a suo agio se incontrasse prima una ragazza. Ottima idea, Bernadette. Ma che cavolo! Beh, tu sei molto carina, questo potrebbe intimidire un'altra donna. È vero. Io non sono abbastanza carina da spaventare la tua ragazza? Sta tranquilla, Bernie, tu sei spaventosa e come? Dovrei essere io. Perché? Per fare battute sul sezionare il mio cervello? A. Non era una battuta, era una spassionata richiesta. E B, cosa più importante, io ero quella estranea a questo gruppo e so quanto possa essere paralizzante. Ma voi mi avete accolta e fatto sentire amata come una di famiglia. E va bene, lo farò io! Raji, tutto ok? Oh, cacchio. Che succede? Fa pure, leggilo. Raji, non posso venire alla festa, è solo che è tutto troppo per me. Purtroppo penso che non dovremmo vederci più. Perdonami, Lucy. Scusate. Colpa mia. Avevo finalmente trovato la persona per me. L'ho fatta scappare. Oh, Raji. Lei già mi manca tanto. So come ti senti, anche a me manca Leonard. Cosa? Che cosa che non va? Perché? Perché non posso vivere un amore? Succederà. No, a me no, io sono inamabile. Questa è soltanto la voce dell'alcol. No, non è così. Non bevo un goccio da ieri sera. Stai parlando con me? È vero. E ora piango per un motivo del tutto diverso.